Oggi è la giornata dedicata ai bassotti, abbiamo deciso di fare questo incontro, siamo tutti amici che ci siamo conosciuti su Facebook e abbiamo pensato che ritrovarsi poi non solo virtualmente ma anche di persona sarebbe stata una bella cosa. La Corte Ghiotta ci ha ospitato. Quanti bassotti ci sono qua più o meno? Saremo 50-60 bassotti, 70 persone, lui si chiama Freddy. È del proprietario della Corte Ghiotta. Venezia Lomellina, noi siamo agriturismo, tra l'altro domani festeggiamo i 17 anni d'apertura, allora un po' per festeggiare, un po' perché appunto noi siamo amanti di tutti i cani, di tutti gli animali, ma soprattutto dei bassotti, perché un cane così scemo non c'è, sono fenomenali. Sono delle cozze, lui non è mio e guardate come rimane attaccato. Sono cozze. Sono delle cozze, il bassotto è una cozza. Ed un uovo di cioccolata. Sarà. E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone, chi ha scaldato la cassata con il phon. Io non c'ero, non sono stato, non sono mai venuto qui, a quell'ora vado sopra a far pipì. Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità, il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Noi abbiamo questa associazione animalista che si chiama Zampette Felici, è un'associazione neonata, ci occupiamo di aiutare rifugi in difficoltà. Ha sempre avuto cani o questo qua è il primo? No, ne ho due, ho questa e un bassotto a pelo duro. Ok, quindi sempre comunque bassotti? Bassotti. È tuo questo cane? Sì. Come ti chiami tu? Jacopo. Com'è questo cane? È bravo. Ma ci giochi insieme? Sì, delle volte. Che giochi fai? Gli tiri la pallina? No, cosa fai? Sì, qualche volta. Lui è più tranquillo, lei invece è più agitata. È agitatissima, sì. È un po' la regina. Sì. Da quanti anni hanno, signora, questi bassotti? Lei ha quasi 8 anni. E lui ne ha quasi 11. Siete ai primi bassotti o ne avevate anche prima? No, ce n'era uno prima di lui e ancora uno prima. Come mai avete scelto a un certo punto il bassotto? C'è un motivo? Perché il bassotto è il bassotto. Ma farebbe cambio con qualche altra razza? No, no. Cosa le dà il bassotto? Un sacco di problemi. Però, no, sono... Però è dolce. Sì, sono affettuoso. 8. Quanti anni ha? 2. Dov'è che l'avete? Dove l'avete preso? L'ho comprato in un negozio. Perché proprio il bassotto? Perché è buffo, è simpatico, ha un suo carattere particolare. Qual è la soddisfazione più grande che ti dà 8? Non lo so, tante. Mio miglior amico. Il tuo miglior amico? Sì. Come mai avete deciso di venire qui oggi? Perché mia moglie fa parte del gruppo, giusto? Non lo so come funziona. Lei mi ha detto andiamo, io guido. Ma chi è che porta a spasso i cani, la moglie o lei? E io. Chi fa le pulizie? Io. Chi cucina? Io. Tutto lei? Chi lavora? Io. Mia moglie c'ha altro da fare, giustamente, c'ha il telefono, gestisce Facebook. Ha bisogno di tanto spazio, perché magari pensiamo anche alle persone che vivono magari in appartamento. Un bassotto soffre in appartamento? Ma loro no, di sicuro, perché in casa la strada maggiore che fanno è dal letto al divano, divano-letto, quindi non soffrono tanto in casa, però... Sono pigri? Abbastanza, però poi quando li porti in giro sono contenti. Uno mi dice che i bassotti è come avere dei figli. È come avere dei figli, si fanno amare. Vittorio e Pietro dormono con noi, faccia a faccia. Dormono insieme? È la cosa più bella del mondo. È la cosa veramente più bella del mondo. Non in assotto, con il fischietto resta la tua fantasia. Ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato tu da solo in compagnia. Il bassotto poliziotto.